Bene, siamo arrivati all'ultima fase di lavorazione della testa. Quest'ultima fase non può essere fatta da me, deve essere fatta in rettifica, quindi da chi ha gli strumenti per arrivare a perfezionare il lavoro. Qual è il passo successivo? Prima di tutto deve essere spianata la parte sopra, questa. Quindi può essere spianata solo di qualche mille centesimo, quindi per avere solo il piano e quindi riapplicarla al motore in perfetta stabilità, oppure si può andare un po' oltre, quindi togliere 0,2, 0,3, c'è chi può togliere anche 0,5 mm, quindi mezzo millimetro. Questo va a aumentare notevolmente il rapporto di compressione. A braccio 0,5, 0,6 aumenta di un punto di compressione. In questo caso io adotterò in rettifica un sbassamento di 0,3, quindi molto molto soft, aumenta leggermente il rapporto di compressione senza esagerare. Diversamente, se voglio andare più oltre, posso adottare una guarnizione di testa più sottile, originale tra i 0,9 e 1,1 mm, quindi posso andare a cercare uno 0,6 o addirittura uno 0,4 mm. E quindi aumentare notevolmente il rapporto di compressione. Quindi non è mia intenzione esagerare, eventualmente posso andare un po' più oltre con le guarnizioni. In rettifica poi faranno un'altra operazione, andranno a rettificare le sedi delle valvole, andando a togliere tutte quelle imperfezioni che possono essere nate sia durante la mia lavorazione sia durante i chilometri, avendo questa testa circa 150.000 km. Infine, l'ultima fase dopo aver ovviamente lucidato e lavorato, satinato quello che dovranno fare sui funghi delle valvole, quindi equilibrato anche quello, sarà quella di effettuare un lavaggio a ultrasuoni. Questo è importantissimo, determinante anzi, perché tutto ciò che io ho fatto ha messo in circolo polvere di alluminio, che è assolutamente pericoloso. Lavaggio a ultrasuoni. Mediamente si tiene in vasca circa un giorno. Questo porterà la testa di nuovo a avere il 100% della pulizia, a evitare problemi sugli alberi a camme, perché comunque l'olio che circolerà all'interno della testa non ci interessa nella parte di combustione, ma ci interessa nella lubrificazione degli alberi a camme. E quindi eviterà che questi si grippino. Se un albero a camme grippa, si rompe la puleggia che sta da questa parte. Se si rompe la puleggia, il rischio è quello di rovinare completamente cello dei pistoni, valvole e quant'altro. Questo e il motore si butta. Quindi è assolutamente indispensabile che il lavoro della rettifica sia fatto bene e sia fatto in modo completo. Grazie.